partita molto bene, come avete visto è piena la, il foyer di questo incontro regionale con alcuni esponenti nazionali e regionali del terzo settore, cioè fondazioni e associazioni che operano in ambito sociale, culturale, ambientale ed altri. E c'è un po' tutto il terzo settore non profit, il senza fine di lucro pugliese. E poi il programma prosegue oggi, ci sono appuntamenti al MUST sulla conservazione dei beni culturali, sui distretti culturali, poi c'è una cosa questa sera un po' inconsueta, cioè abbiamo pensato di presentare insieme le 5 manifestazioni che caratterizzeranno l'autunno culturale di Leccese insieme, quindi l'università, il TEDx, il Bibliopride, ovviamente noi stessi, e un convegno molto importante, la Borsa dell'Innovazione Sociale, che si terrà a novembre. E già un appuntamento del 2015 per portarci avanti, un convegno internazionale importante che adesso è deciso si farà a Lecce a settembre 2015. Questo anche per dire che capitale o non capitale, Lecce va avanti, la capitale, come abbiamo sempre detto, culturale è un traguardo, è un'occasione, non è... Comunque vada, e lo dicevamo prima, comunque vada, sono cambiate le cose e continueranno a cambiare. Art Lab è un pezzo di questo cambiamento. Bisogna avere la fiducia ed è una questione di cittadinanza, non si può accettare di vivere in un paese non credendo che possa avere un domani. Detto questo, nel terzo settore la fiducia è doverosa, da una parte anche molto fondata. Lo diciamo perché dopo 7 anni di attività l'indice di deterioramento del credito di Banca Prossima, cioè il denaro che non torna per sofferenza o incagli, è inferiore al 2%, un dato che è un quinto o un sesto del dato nazionale. Quindi questa fiducia nel terzo settore ci può essere e ci deve essere, ci sono tutti i presupposti. Sono tutti i presupposti, fra l'altro il credito che noi diamo a Sud Italia in misura del 25% del totale che eroghiamo, che sembra meno ma in realtà è più della quota che ci si potrebbe attendere, perché al Sud le organizzazioni non profit sono meno numerose e meno solide che al Nord, insomma questo credito che diamo al Sud si sta comportando anche più virtuosamente di quello nazionale, quindi qui il deterioramento del credito anziché essere al 2 sta intorno all'1%, un dato eccezionale.